Il Premio Internazionale Architettura Sostenibile è una manifestazione ideata e promossa nel 2003 dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara e dall'azienda FASSA. Il premio nasce dalla volontà di premiare e far conoscere a un ampio pubblico architetture che sappiano rapportarsi in maniera equilibrata con l'ambiente e che siano pensate per le necessità dell'uomo e siano capaci anche di soddisfare i bisogni delle nostre generazioni, senza limitare con il consumo indiscriminato di risorse e l'inquinamento prodotto quelle delle generazioni future. Quest'anno il Premio Internazionale Architettura Sostenibile è giunto alla sua 14ª edizione, stabilendo un nuovo primato di partecipazione con ben 192 progetti provenienti da oltre 40 paesi che hanno partecipato all'iniziativa. L'iniziativa alterna annualmente una sezione riservata alle tesi di laurea, master e dottorato, a un'altra che è invece dedicata, come quest'anno, alle opere realizzate dai professionisti. Il panorama dei progetti che hanno preso parte alle selezioni si è esteso a ben 5 continenti, arrivando ad ospitare i contributi provenienti oltre che dall'Italia e da diverse aree europee ed extraeuropee, anche quelle tra le più lontane, come l'Antartide, l'Australia, il Burkina Faso, l'Indonesia, l'India, gli Stati Uniti d'America e Sudafrica. La commissione di questa 14ª edizione, legata proprio alle sezioni opere costruite, è presieduta dal professor Thomas Herzog di Monaco di Baviera ed è stata composta da Marianne Burkhalter di Zurigo e da Sami Rintala di Oslo e dal professor Nicola Marzotti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara. La giuria ha deciso di assegnare una medaglia d'oro e due medaglie d'argento a tre progetti realizzati rispettivamente in Cina, in Messico e in Regno Unito. Sono progetti di straordinario impatto ambientale, sociale ed architettonico. E come ogni anno, poi sono state anche selezionate progetti come menzione d'onore e quest'anno sono ben 12 progetti provenienti da Austria, Germania, Italia, Indonesia, Messico, Spagna, Svizzera e anche Vietnam. Inoltre, per concludere, dobbiamo anche ricordare che il premio assegna anche un premio speciale, un riconoscimento che va a coloro che nel rispetto dei principi della sostenibilità e della qualità architettonica abbiano saputo utilizzare le soluzioni appartenenti al sistema integrato Fassa Bortolo e quest'anno il premio speciale ha avuto due vincitori italiani ex aequo. The Tofu Factory is a practical project. It is built by assembly timber structure, which is environmental friendly and easy to assemble on site in this mountain village. The factory is a production space to improve the quality of traditional tofu product, fitting with the food certificate requirements. This building is also a cultural and educational facility, a village life museum to showcase the traditional way of making tofu as the agricultural and cultural heritage of this ancient village. The project also functions as a social structure to reintegrate the current individual family workshops into village union, a collective economic entity to engage in the market economy. This not only improves the quality and price of tofu product, but also inspired young villagers returning home and joining this production union. In other words, this tofu factory is the acupunctural strategy to revitalize this ancient Caizhai village. Thank you.
This building at Kingston University is a warehouse of ideas. It integrates landscape into the body of the building with loggias planted with vines and gardens in the air, and a beautiful long landscaped space given back to Kingston Town by the university. Thank you for this terrific award. Our clients, the Kingston University, made with us this building that has this terrific central staircase, which is very good for people's health as they move up and down it. It's a social interaction space, and it also is the kind of living, pulsing heart of this building that connects library and urban dance and the city and the university. So thank you for acknowledging this building. We really appreciate it. Thank you. Hello, I'm Paz Braga, and me and Ruth Studio from João Cairo were invited to design the new headquarters of Girl Move, a Portuguese NGO that's been working in Mozambique since 2013. The building is located in a land provided by Unilúrio University, and the building has more than 380 square meters of covered area and more than 600 square meters of implantation. Molly è stata costruita sul lago di Como, un posto magico. Abbiamo cercato di inserirci nel paesaggio attraverso un volume costruito in pietra che possa risuonare in un contesto paesaggistico così speciale e specifico, riallacciandoci alla tradizione della costruzione tipica del luogo. Dall'altra parte abbiamo cercato di creare una spazialità interna molto forte che potesse assorbire tutta la complessità della luce e dell'aria che appartiene al lago. E attraverso l'utilizzo dell'intonaco di calce siamo riusciti ad intercettare la luce e a ridarla allo spazio, creando una sinfonia interna di luce e ombre che caratterizza tutta la giornata. Il progetto ha avuto come uno dei principali criteri informatori l'applicazione dei criteri di sostenibilità, ovvero l'impiego di materiali naturali, l'efficienza energetica e l'impatto della struttura sull'ambiente. Nel restauro, ad esempio, sono stati impiegati intonaci a base di calce idraulica naturale e pietre locali provenienti da cave certificate. Per la riqualificazione energetica è stato progettato un impianto di condizionamento a pompa di calore, alimentato anche da un impianto fotovoltaico di 20 kW. La struttura oggi ha raggiunto la classe energetica A2.